Nessuno si aspettava rose e fiori nell'inizio di questo campionato di eccellenza Girone B, specialmente per le cilentane, Agropoli e Calpazio decisamente giovani, ma neanche un arrancare enorme in gioco e risultati. La prima delusione sulla carta è la Polisportiva Santa Maria. Anche se ufficialmente non nata per il salto di categoria, la squadra si presenta di livello e con l'innesto di Di Giacomo lo è ancora di più. I 0 punti sono frutti di errori o di rodaggio. Staremo a vedere. La posizione del tecnico Quintero non sembra in discussione, ma è ovvio che urge fare punti. Partenza ad handicap, ma nulla che la truppa di Quintero non possa recuperare. Squadra profondamente rinnovata, De Matteis e soci dovranno darsi una svegliata. Già da Castel San Giorgio, campo ostico, squadra rognosa, ma non il fortino della scorsa stagione. Urge il cambio di rotta. Stessa situazione per la Calpazio, squadra giovane e inesperta, ma onestamente apparsa sottotono in queste uscite. Queste uscite hanno dimostrato soprattutto palesi vuoti in ruoli cardine, troppi addii di Genio, Marotta, Volpe, Marocco, Carpa, Maiese e tanti altri. Una vera squadra rivoluzionata e ringiovanita. Certo, va dato del tempo, il tecnico da Santo Suosso acerrato, ovvero dall'esperienza alla gioventù. Allenatore giovane, certo, sicuramente, a cui dare tempo, ma la sconfitta contro il Cervinara ha un valore doppio, se non triplo, in negativo, ottenuto con una diretta concorrente alla salvezza, in casa, e per giunta dopo aver raggiunto e riacciuffato il 2-2 in superiorità numerica, insomma un vero e proprio harakiri. Lacune paurose, squadra che sembra molto work in progress. Urge mercato. La perdita poi di D'Ambrosio, passato al Salerno Baronissi, e l'addio del portiere Paparella sono una cartolina che non promette bene, perché fa il paio con i trasferimenti estivi. Il rientro di Davella sarà certamente importante, ma le lacune agli occhi esterni sono piuttosto evidenti. Serino è la prossima tappa, una tappa da scontro diretto. Partita difficilissima in uno stadio ambientalmente complesso. Si attende una risposta concreta sul campo, al rodaggio delle prime giornate. Il problema è che il prossimo è la quarta. Chiude l'Agropoli, 3 punti conquistati e ghiaccio rotto. Una situazione paradossale da affrontare, la sconfitta a tavolino e ricorso pronto. Anche qui vittoria, sì, ma gioco che stenta a decollare. Squadra giovane con obiettivo salvezza che a meno sembrerebbe alla portata. 3 punti conquistati sono importanti. Colpisce però ancora una volta il poco pubblico e la freddezza di una città che dovrebbe capire che ad Agropoli stava tutto per finire. Trasferiamoci ora in Serie D, dove il Costa d'Amalfi si prepara a una partita importantissima. Si giocherà ad Angri, infatti, domenica contro l'Ugento, che precede di 1 punto in classifica ai costieri. Una partita importantissima in cui il mister del Costa d'Amalfi, Gino Proto, si proietta già con anticipo e segnala e sottolinea come siano importanti i 3 punti. Concedere i primi 10-15 minuti e 2 gol del genere, non bisogna accadere, siamo una squadra che si deve salvare e quindi non può concedere questi 10 minuti, come è accaduto a Casarano e come anche in altre occasioni. Quindi dobbiamo ripartire dopo il secondo gol loro della Valmese e riprenderci perché adesso arriva l'Ugento e dobbiamo fare risultato. È chiaro che cambiare anche 3 campi in una settimana non favorisce il lavoro e anche sotto l'aspetto muscolare, che anche se tu lavori su 3 sintetici, sono 3 sintetici diversi, ma noi non dobbiamo trovare alcune scusanti, dobbiamo combattere come abbiamo fatto dopo il 2-0 per la Valmese e mi sembra che abbiamo fatto abbastanza bene. Poi, inevitabilmente l'infortunio di Cappiello ci ha tolto un po' di forza là avanti, non avendo un sostituto delle stesse caratteristiche, però dobbiamo salvare quello che abbiamo fatto di buono.